Bisognava ritirarli fuori i morti per poterli seppellire definitivamente una volta per tutte. È una delle frasi delle Nozze di Antigone, un testo potente che riporta alla tragedia, alla quotidianità, ma anche che lancia messaggi importanti. Per esempio, questa frase, perché l'ha inserita? Ma perché in realtà è una cosa, come dire, un concetto, un'idea che sta in diversi miei spettacoli, a partire da Radio Clandestina, per esempio, perché quando si seppe, insomma, ormai era finita la guerra a Roma, stavamo nel 44, insomma, i tedeschi erano andati via, e quando si seppe che c'erano centinaia di corpi in una cava abbandonata sotto una montagna di terra immondizia, si decise che forse era meglio tenerli lì sotto, farci un santuario, una cosa, insomma, così, però tenerli sotto, non tirarli fuori per evitare il rischio del contagio. E invece lì le donne soprattutto, perché poi i 335 morti ammazzati dai nazifascisti alle cave ardeatine erano tutti uomini, quindi soprattutto le donne, le figlie, le madri, le mogli, eccetera, e hanno insistito perché bisognava riconoscerli, ritirarli fuori, rivederli, in maniera da elaborare, cominciare ad elaborare quella fase breve, o alle volte anche molto lunga, per qualcuno tutta la vita, che è il lutto, che è il vivere con questa presenza silenziosa che sta solamente nella tua memoria. Però vederlo, il corpo, era molto E importante. forse non cambia neppure il bisogno di raccontare, di ascoltare storie. Lei in questo, se lo lasci dire, è un maestro. Quel tempo, che spesso era un tempo un po' apparentemente fermo, nel quale ci si metteva seduti e si raccontava, perché non c'erano tutte le altre cose, il telefono, la televisione, poi via discorrendo, quel tempo lì è stato riempito da altre cose, per cui abbiamo meno tempi e luoghi deputati al racconto, però continuiamo a raccontare tanto.